Più o meno oggettivi e molto anche in termini soggettivi. L'8 marzo delle istituzioni torinesi è stato dedicato alla presentazione di Io parlo e non discrimino. Si tratta di una carta di intenti a cui possono aderire soggetti pubblici e privati, nata grazie all'impegno di Città di Torino e Città Metropolitana, Regione Piemonte, Consiglio regionale e Università degli Studi di Torino. L'obiettivo della carta di intenti è l'utilizzo negli atti amministrativi della pubblica amministrazione, nella modulistica e nella comunicazione di un linguaggio attento a eliminare ogni forma di discriminazione di genere. Usiamo il linguaggio come esempio di discriminazione, ma ovviamente ci occupiamo anche di tutto il resto perché stiamo lavorando moltissimo su tutti a 360 gradi, però aver scelto, e non solo le istituzioni torinesi ma anche la Camera oggi parlerà, la Camera dei Deputati parlerà di questo, aver scelto l'uso corretto del genere nel linguaggio ha un elemento di novità, ha un elemento culturale importante perché vuole contrastare le discriminazioni che sono presenti nella lingua, non perché la lingua difetti di possibilità ma perché alla base c'è una sorta di emarginazione anche del ruolo della donna che è legato alla cultura appunto e non alla lingua, e noi abbiamo voluto partire da questo oggi e così come previsto anche nel nostro statuto della città metropolitana, perché ciò che non esiste non si nomina e noi vogliamo che sia nominato. La comunicazione deve essere chiara, sempre chiara. Quando io dico qualcosa voglio essere capita per quello che dico, non voglio che l'altra persona capisca altre cose. Allora, in italiano abbiamo un sistema di distribuzione del genere grammaticale per il quale se io uso il genere maschile mi riferisco a un uomo e quindi capisco che arriva un uomo. Se mi riferisco al genere femminile e lo uso, penso che si tratti di una donna. Gli esempi sono molteplici. È arrivato, vuol dire che è arrivata una persona di sesso maschile, è arrivata, vuol dire che è arrivata una persona di sesso femminile. E su questo non c'è possibilità di deroga, se io uso il maschile individuo una persona maschile e non femminile. Quindi perché non usare tutti i termini femminili dell'italiano che individuano le donne? Dobbiamo cominciare a dire e continuare a dire avvocata, ingegnera, come professoressa o pasticcera. Dobbiamo dire cantante, lo diciamo tranquillamente, badante, lo diciamo tranquillamente. Presidente, continuiamo a parlare di il presidente invece la presidente.